Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto in via Ancona, nei pressi proprio del Cavalcavia, alle spalle, per capirci, di via Lago di Varano. E qui si starebbe consumando l'ennesima strage di alberi. Qui ci sono dei pini. Secondo appunto l'amministrazione comunale, secondo gli agronomi incaricati, questi alberi sarebbero particolarmente pendenti e dovrebbero, uso il condizionale, essere abbattuti. Parliamo di pini. L'amministrazione evidenzia il fatto che c'è una normativa: quando l'albero presenta una certa pendenza è la legge che ne impone l'abbattimento. Va bene, è tutto da vedere, tutto quello che stiamo dicendo. Sta di fatto che qui a Taranto c'è un altro sport in cui si cimenta l'amministrazione, quella dell'abbattimento degli alberi. Per ragioni, per carità, anche derivanti dalla legge, però mi sembrerebbe assurdo che in questa zona, che in cui si è creato un polmone verde, si deve assistere all'abbattimento, all'uccisione di questi alberi. Guardate che bel panorama, guardate che ricchezza di vita che danno, che conseguenze positive anche per la salute, perché avere gli alberi significa creare un sistema in cui veramente noi possiamo respirare a pieni polmoni e non le ciminiere dell'Ilva. Bene, qui le vogliono abbattere. La cosa brutta è vedere che questi alberi sono stati marchiati con dei numeri, quasi fossero, sapete, all'epoca del nazismo, no? Quando venivano marchiati gli ebrei che dovevano essere poi condannati a morte, dovevano essere ammazzati. Beh, io non voglio, per carità, non sto paragonando l'amministrazione comunale di Taranto ai nazisti, lungi da me, però è una brutta immagine vedere questi alberi destinati, condannati a morte. Salviamo l'ambiente, salviamo questi alberi, diciamo no, no e no al loro abbattimento.